Si scrive vivaio, si legge viva io, perché al centro del nuovo progetto dell'Istituto Garrone di Barletta c'è sempre la persona con le sue fragilità e le sue difficoltà relazionali. La serra inaugurata nel cortile della scuola è il nuovo ambiente di apprendimento pensato per gli studenti con bisogni educativi speciali, un luogo dove il seme dell'inclusione possa sbocciare e produrre finalmente i suoi frutti. Studenti disabili, stranieri o con particolari disagi socioculturali potranno vivere in prima persona l'emozione di curare una serra e realizzare progetti ed iniziative finalizzati alla salvaguardia di giardini, aiuole e spazi verdi presenti sul territorio. Il progetto si articolerà attraverso una serie di incontri in cui saranno previsti piccoli lavori di giardinaggio per preparare le aiuole, fare la prima semina e piantare fiori, piante di stagione ed ortaggi. Gli esperti esterni guideranno i ragazzi nella cura delle piante, chiarendo anche le loro caratteristiche e le modalità di coltivazione. Inoltre, spiegano i referenti del progetto, si provvederà alla realizzazione di giardini verticali all'interno dell'istituto con l'obiettivo di collegare la natura all'arte. Questo è un giorno di festa per noi, di grande realizzazione di un sogno, che era quello di ottenere un laboratorio formativo a contatto con la natura, che spingesse i ragazzi a prendersi cura delle piantine, a portare avanti questo lavoro di semina e di coltivazione per ottenere un feedback positivo che accresca in loro l'autostima e l'autorealizzazione. Questo è il frutto di un progetto condiviso con due assistenti socioeducative e con il professor Claudio D'Aloiso, che ci ha lasciato da poco, il quale ha ideato e stampato, poi realizzato graficamente, il logo Viva Io. Viva Io Insieme diventa poi l'esaltazione del singolo all'interno di una comunità. Ci piace, che emerga questo aspetto. La nuova serra dell'Istituto Garrone di Barletta è frutto di una donazione da parte della cementeria Buzzi Unicem. Questa è la sinergia tra impresa e territorio, questo è il nostro modo di curare il territorio, la Buzzi Unicem è presente in tante iniziative, questa è una su cui abbiamo creduto molto e finalmente l'abbiamo portata a termine per il bene di questi ragazzi, il bene di questa scuola, che è una scuola del fare, e di conseguenza laddove c'è il fare c'è anche la Buzzi Unicem. Dopo la positiva esperienza dello scorso anno con il laboratorio Isola Felice, il punto ristoro allestito all'interno della scuola gestito da studenti diversamente abili, il Garrone si conferma istituto all'avanguardia nell'avvio di progetti di inclusione dal grande valore sociale. Viva Io Insieme è un'esperienza veramente interessante, un nuovo ambiente di apprendimento, questa volta all'esterno della scuola. Cosa vogliamo fare? Vogliamo portare i ragazzi a farsi carico di piccoli esseri viventi, quali sono le piante, sorvegliare sulla loro evoluzione, prima seminarli, poi portarli all'esterno, interrarli e osservare quello che succede. Sembra pochissimo, ma per alcuni studenti è veramente qualcosa di affascinante. Noi pensiamo di poter continuare così il nostro percorso di inclusione globale.